Bentornati, nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV. Finalmente in campagna. Sì, oh. Poi di campagna ci vuole. Ma ci credo, inizia a star bene, inizia la buona stagione, siamo a marzo, l'inverno se ne sta quasi andando, ci sarà qualche colpo di coda, ma ormai è andata. Vai. Diciamo che non è mai arrivato, o quasi. È per davvero, questo è vero, per quanto riguarda le temperature non è mai arrivato. Allora, siamo nella strada che da Cadecio va verso la frazione località Libia. E vedete però anche condizioni ridotte. Quante buche ci sono? Sono parecchie buche. Troppe. Dove va? La signora Fretta, ma speriamo che arrivi piuttosto a destinazione perché il percorso è abbastanza complicato. No, devi fare un po' di slalom. Dicevo, intanto questa strada che parte asfaltata diventa poi sterrata. Sì. E quando è venuta quella acquazzone, insomma, nei giorni scorsi. Sì, dai. Che? Quando è venuta l'acquazzone. Qui sa quanto che ci sono queste buche. Sì, ma quando piove è ancora più grave. Sì. Ma qui le buche. Scusi, qui le buche ci sono sempre, sì. Le ripiglia nessuno? Le buche ci sono sempre qui? Lo fecero tempo fa, però ora basta che piove. Siamo alle solite. Ma c'è parecchio traffico, ci passa parecchio gente di qui. Parecchio gente, sì. Oltre quello è anche perché per conto mio la strada qui non è colma nel mezzo. È piatta. E allora l'acqua ci ristagna. L'acqua ci ristagna e cosa? I stradini una volta non ci sono più. No. Insomma, qui è un bel problema. È cavolo nero, bello, Ma perché l'hanno asfaltata fino a un certo punto e poi quello lui era il vice sindaco prima, no, anche perché era stato detto che la corriera doveva fare questo giro qui e invece iniziò la corriera, poi la corriera la gente non ci montava come dappertutto e allora l'ha lasciata. Ho capito. È rimasta così. Era meglio quindi se la gente pigliava la corriera, almeno c'era Asfaltava. C'era la porta della strada. Sì. Ma il comune gliel'avete segnalata, lo sa. Il comune si è finito i telefoni per dirglielo. Poi guardate in che condizione che è. Ma ora non è tanto, Ora rispetto a quando è. Casino qui delle buche, buche su buca che questo fu. Questo camioncino, avete visto che ha dovuto fare lo slalom. Per forza. Quindi anche col sindaco Ghinelli si è risolto il problema. No. Cosa sono? È cavolo nero. Cavolo nero. Lo porta la moglie? No, questo lo dà le galline. Viva le galline. A me fa l'ova, vuole. Bene. Che bell'aria, altro che la città, ma che città. Poi vedo casa mia da qui, guarda, è bellissimo. E lui c'ha tutte le proprietà. Io sto in campagna d'estate. Lui non si ricorda più neanche quante case ha. A Bibbiano. Lui sta a Bibbiano. Quanto? No. Già tutte donate ai figli. Ha tutto donato. C'è rimasto poco. C'ha l'usufrutto però. In una sola perché è umile, non si sa mai. Questi figlioli, Darci bene. Fino la salunga. Poi dove c'è le nore di mezzo, c'è. Le nuoghe, queste nuoghe. Non so mica mai. Va bene. Allora, dicendo al sindaco e all'assessore, vice sindaco, comprare un po' di ghiaia. Devi venire qua, cercare di spianare sta strada. Dai, vediamo un attimo di sistemare. Ma forse l'unica soluzione. Qui ogni anno c'è da spenderci. Asfaltiamola. Facciamo un pianto, se ce la facciamo. Magari facciamo un pezzo all'anno. In modo tale che poi nell'arco degli anni... Sarebbe una bella cosa, veramente. Allora. Sarebbe. Speriamo che tutto ciò venga fatto, se no torneremo a verificare. Ci vediamo domani. Ciao. Saluti.